Ci siamo! Quest'anno di è finalmente finito. E adesso che ne siamo fuori possiamo finalmente dire che... non è cambiato nulla. Lo so, riesco a smorzare l'entusiasmo e la poeticità che c'è sia dietro al Natale che dietro al Capodanno. Ma il punto è che non potremmo cambiare magicamente tutto solo perché abbiamo completato nuovamente il nostro periodico giro intorno al sole. Perciò, raga, non è cambiato niente. Continuate a portare la mascherina e fate i bravi. Ma cinismo a parte, c'è una piccola parte di me che crede effettivamente che la fine di un anno sia un po' una sorta di resa dei conti con noi stessi. Arrivi a tirare le somme e chiederti: hai fatto davvero tutto quello che avresti voluto fare? Sei fiero di te stesso? E non so voi, ma io a fine 2019 mi ero ripromessa talmente tante cose per l'anno a venire che onestamente ho perso il conto. Ma tra lo schifo generale, forse qualcosa questo 2020 me l'ha insegnato. Non abbiamo tutto il tempo del mondo. Ma quante volte ce lo siamo detti in passato? Potrebbe succedere qualcosa domani, dopodomani. Potrebbe scoppiare una pandemia mortale e potremmo ritrovarci chiusi in casa in lockdown per mesi e mesi. Un anno fa una frase del genere avremmo risposto con un'alzata di spalle e un sorrisetto, come per dire: figurati, queste cose succedono solo nei film. Perciò questo breve video inutile che troverete da mille altre parti in giro per il web serve per dirvi una sola cosa: cogliete ogni attimo. Lo so, sembra banale detto così, lo avrete sentito veramente ovunque, ma se vi fermate a pensare, non è poi così scontato. Perfino io molto spesso mi ritrovo a procrastinare: vabbè, lo farò domani, vabbè, ma tanto c'è tempo. Il problema è che nella vita di tutti i giorni tendiamo a pensare appunto di avere un'infinità di tempo a disposizione, ma non è così. Purtroppo, o per fortuna, anzi direi per fortuna, non è così. Perciò il mio vuole essere un invito fin troppo convenzionale a ricordarvi questa serie di cose. Ricordate ai vostri amici che gli volete bene. Non avete amici? Ricordatelo ai vostri genitori. Odiate i vostri genitori? Ricordatelo al vostro animale domestico. Odiate anche il vostro animale domestico? Meritate la solitudine. Nelle relazioni non temete di fare il primo passo. Andrà male? Forse sì, o forse no. E credetemi, è molto meglio avere nel vostro bagaglio più errori che rimpianti. Parlo di rimpianti perché per me, ragazzi, quest'anno ne è stato pieno. Ho rimpianto di non aver risparmiato abbastanza e in tempo per poter tornare in America, e chissà quanto tempo passerà ancora prima che potrò rivisitarla. Ho rimpianto di non aver scritto in tempo alla mia crush per dire a questa persona che cosa provassi. Ho rimpianto tutti i mesi in cui ho rimandato la mia iscrizione in palestra e tutte le volte in cui: ehi, andiamo a farci un giro al parco, e sospiravo perché preferivo rimanere sul divano a guardare Netflix. Ho rimpianto tutti gli abbracci che mi sono sentita in colpa di dare, la distanza di sicurezza che ho dovuto mantenere tra i miei amici e i miei genitori. Ma non con te? Avrei dovuto comprare i biglietti per il teatro quando potevo. E tutto sommato non mi dispiacerebbe più così tanto una caotica serata al cinema. Perciò, ragazzi, con questo breve, inutile e super convenzionale video, io ci tengo a augurarvi un buon 2021 e con la mia piccola voce, che però spero possa arrivare a più persone possibili, vorrei spronarvi a, appunto, oltre a cogliere l'attimo, a crearvi una sorta di lista degli obiettivi per questo 2021. Obiettivi che riguardano tutte quelle cose che il 2020 in un modo o in un altro vi ha strappato. E direi che se il 2020 è stato l'anno di stasi, il 2021 deve essere l'anno del cambiamento. Vi abbraccio virtualmente tutti. Buon anno da Sam. Ciao, ragazzi.